Il settimo segno raccontato dall'Evangelista Giovanni è la rianimazione dell'amico Lazzaro. È un testo molto bello che occupa quasi interamente il capitolo 11 del quarto Vangelo ed è un testo molto adatto per una commemorazione funebre, proprio perché ci mostra la partecipazione amichevole e appassionata di Gesù alla situazione di dolore per la perdita di una persona cara. Lazzaro era amico di Gesù. Gesù voleva bene a Lazzaro e alle sue sorelle Marta e Maria. E quando seppe della malattia dell'amico, trovandosi nella boscaglia del Giordano dove si era nascosto per non farsi prendere dalle autorità giudaiche, Gesù rimase ancora lontano da Betania, il villaggio vicino a Gerusalemme dove abitavano i suoi amici. Solo dopo qualche giorno, quando Gesù ha la consapevolezza che Lazzaro è già morto, decide di ritornare. È pericoloso in quel momento per Gesù ritornare, perché lo stanno cercando per ucciderlo. I discepoli glielo dicono, infatti, poco fa i giudei volevano ucciderti e tu adesso torni in Giudea? Gesù, infatti, sceglie di andare dall'amico Lazzaro proprio nel momento in cui rischia la vita. Quando arriva a Betania, trova Lazzaro che già da 4 giorni è nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri. Il testo originale di Giovanni non usa come unità di misura i chilometri, ma gli stadi, e dice che la distanza da Betania a Gerusalemme è di circa 15 stadi. Dal momento che lo stadio romano era circa 185 metri, moltiplicando per 15 abbiamo una distanza che si avvicina ai 3 chilometri, quindi una strada abbastanza breve che si percorre in una mezz'oretta. E quindi molti giudei erano venuti a trovare Marta e Maria e a consolarle per la perdita del loro fratello. Quando Marta udì che veniva Gesù, gli andò incontro, mentre Maria rimase seduta in casa. Il dialogo che l'Evangelista mette in scena fra Marta e Gesù serve per introdurre il grande tema della rivelazione della vita stessa che è Gesù. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, dice Marta. È convinta che Gesù abbia la possibilità di sconfiggere la morte, solo che era assente. Fosse stato presente nel momento in cui l'amico Lazzaro era malato, non lo avrebbe lasciato morire. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Marta ha una grande fiducia in Gesù, ma rimanda tutto a Dio. È Dio che concede la vita ed è certa che Gesù chieda a Dio la vita. Infatti, Gesù da amico le garantisce: tuo fratello risorgerà. Marta esplicita la propria fede. Secondo la tradizione giudaica, Marta crede nella risurrezione dei morti, ma alla fine dei tempi. E gli dice: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. È quello che Gesù ha già promesso in diverse occasioni, soprattutto nel discorso sul pane di vita. Io lo risusciterò, aveva detto, nell'ultimo giorno. Adesso però, davanti alla tomba di Lazzaro, Gesù promette qualche cosa di più. Promette un segno nella storia
che preceda la risurrezione finale, come garanzia della grande rivelazione che adesso propone. Io sono la risurrezione e la vita. Io sono è la rivelazione del nome di Dio. In molti modi questa formula ritorna nel quarto Vangelo per sottolineare la divinità di Gesù. Egli si presenta come io sono divino e in alcuni casi aggiunge alla forma verbale un predicato. In questo caso la risurrezione e la vita. Non dice io faccio risorgere, ma io sono la risurrezione, che è un altro modo per indicare la vita. Gesù dice a noi io sono la vita. L'adesione a lui è vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. C'è dunque una precisazione molto importante che ribadisce quell'affermazione che abbiamo già ripetutamente preso in considerazione. La condizione fondamentale è credere in Gesù, aderire a Lui, fidandosi di Lui e mangiando la sua persona. Chi aderisce a Lui in questo modo, anche se muore, cioè se perde la vita fisica, conserva la vita, continua a vivere, perché la comunione con il Signore Gesù è vita eterna. E chi continua a vivere in relazione di fede con Gesù non conoscerà la morte eterna, cioè non perderà la propria esistenza, non andrà perduto. Credi questo? Gesù domanda a Marta se aderisce alla sua persona, non alla dottrina della risurrezione. Non è una questione teorica e astratta, è una relazione personale. Marta l'ha capito bene e gli risponde: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Aderire alla persona di Gesù Cristo, Figlio di Dio, credere in Lui, riconoscere che è venuto nel mondo perché il mondo abbia la vita, significa entrare nella nuova dimensione. Credere in Gesù significa avere la vita in pienezza, che garantisce, oltre la morte, la risurrezione. Quando Gesù arrivò, trovò che Lazzaro stava nella tomba già da 4 giorni. Betania non è lontana da Gerusalemme, se non circa 15 stadi. Ora, molti giudei si erano recati da Marta e Maria per consolarle del fratello. Marta, quando sentì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse allora a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualsiasi cosa tu chieda a Dio, egli te la darà». Le dice Gesù: «Tuo fratello risorgerà». Gli risponde Marta: «So che risorgerà nella risurrezione all'ultimo giorno». Le disse Gesù: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morisse, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu a ciò?» Gli dice: «Sì, Signore, io ho creduto che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, quello che deve venire nel mondo».